Allora se è stato riferito di una zona massaggio, un punto di ristoro, la zona massaggio rimane proprio qua. 6 della nostra classifica, 2-8, ci sono sempre loro. Volata, mi sembra di sì, è lanciata la volata, ci sono magari in palio punti importanti, se non addirittura maglie da difendere, vediamo un po' chi ha ancora energia per spingere rapporti pesanti qui alla traguardo. Ed eccoli arrivare con le maglie del circuito Brixia. Eccolo qua il saluto ai compagni d'avventura. Davide Boni, pettorale 31. 59, ancora al traguardo. Magliette aperte. Ragazzi boccheggianti, si arriva proprio sotto. Costruzione Trek. Ancora al traguardo, guardate un po' quanta fatica. Tanta di odore gli ultimi 50 metri in salita, ma per lui sarà una gioia indescrivibile. Torna la vittoria. Yuri Ragnoli, campione italiano, lo ricordiamo, in Valle di Fassa qualche anno fa, ma sempre comunque protagonista delle nostre gare. Arrivano al traguardo, adesso stremati i nostri atleti, stiamo cercando le donne. Cavagna, guarda che gruppo là in fondo e guarda che volata ci prospetta nell'ultimo tratto, qualcuno si è staccato, altri invece da dietro stanno cercando probabilmente la difesa delle maglie, quelle maglie che andremo a far indossare ai nostri ragazzi nel pomeriggio, mentre è arrivato con il pettorale 1016 Claudio Maioli. E allora lo guardiamo bene perché è arrivato il 1072. 60, ancora qualcuno arriva al traguardo, davvero provato, anche se il percorso era piana, ma vediamo un po'. Tanto arrivano al traguardo ancora i nostri ragazzi, eccoli là col saluto appena dopo il traguardo. Come sempre bellissimo e sportivissimo questo gesto. Intanto è arrivato il 1014, si trattava di Claudio Ruta. Giro corto, giro lungo. Ancora atleti al traguardo. Andiamo a scorgere qua in mezzo magari la prima donna. E allora ci arriva quella conferma che Yuri Ragnoli purtroppo è stato vittima di un problema meccanico. Una rottura di catena che in questo momento lo porta ad occupare la quinta posizione, con la lega in quinta posizione, e vedremo un po' se saprà negli ultimi metri di gara andare magari all'attacco. Chissà se avrà ancora le energie e lo spirito, sicuramente lo spirito è quello combattivo che ci ha insegnato nel tempo, ma mi sa che la prima posizione è andata. Eccoli qua ancora gli atleti al traguardo del corto, noi cerchiamo le donne del corto per portarle sul nostro palco, ma anche il lungo, perché Ragnoli ha segnalato. Yuri Ragnoli. Yeah.
e 3.